Ovviamente siamo concordi con quanto ha anche presentato il consigliere Alleva in merito alla risoluzione che ci vede cofirmatari. Riteniamo la risoluzione della Lega una risoluzione di buon senso, emendamento compreso. Qualcosa in più però da dire sulla risoluzione del PD l'avrei, perché qualcosa non mi torna. Lo rileggevo per l'ennesima volta e ancora non capisco come mai la procedura di via sia stata, abbia avuto il suo iter, il compiuto, perché proprio nella risoluzione viene chiesto che sia fatta chiarezza normativa sull'utilizzo e gli impieghi della sostanza Matrix. Cioè viene rilasciata una procedura tecnica di via non avendo la certezza che gli impieghi della sostanza Matrix abbiano dal punto di vista normativo chiarezza. Questa è già una contraddizione enorme, ma diciamo che vorrei riprendiamo con ordine dall'inizio. Stiamo parlando di una risoluzione che introduce un termine, abbiamo introdotto con la legge sui rifiuti il termine sull'economia circolare nel lessico della regione, questa è una buona cosa, se non altro perché si comincia a parlare di terminologie sostenibili, almeno quelle. E ora si parla di materia prima seconda nelle premesse di questa risoluzione. Materia prima seconda qui l'abbiamo già persa per strada, perché la materia prima qui siamo a materia prima terza o quarta. La materia prima seconda si definisce tale quando il suo status è aderente al suo status originario. Qui stiamo parlando di ceneri, quindi non è materia prima seconda. Già le premesse hanno una contraddizione, o forse il tentativo di dare uno status di un certo tipo a sostanze che, come diceva il collega della Lega, contengono in sé tutta una serie di agenti chimici che sicuramente non farebbero dormire tranquillo se abitassero in una casa costruita con quei mattoni. Non voglio entrare nel tecnico, non sono chimico e quindi evito, perché dopo mi si dice che faccio interventi troppo tecnici. Quindi stiamo parlando di procedere con la produzione della lavorazione di queste ceneri da combustione, quindi stiamo parlando solo di inceneritori. Ricordo che il termine termovalorizzatore siamo stati bacchettati dall'Unione Europea perché lo utilizziamo continuamente, ma ancora da questo orecchio nessuno ci sente. Gli inceneritori non sono l'unico impianto che produce queste ceneri, ci sono anche i cementifici, che hanno un altro tipo di procedura, controllo, carburante, e quindi non so fino a che punto siamo consapevoli di cosa contengono queste ceneri, a meno che lotto per lotto non vengano analizzate tutte le volte. Mi si è accapponata la pelle quando ho letto da questa risoluzione che i camion vanno lavati, vanno coperti, ruote come i piazzali. Io, la prima cosa che mi è venuta in mente, doveva finire sta acqua inquinata, perché è inquinata, conteniamo un inquinamento producendone altro, cambiandogli lo stato da polveroso a liquido. Strano concetto di economia circolare. Ma non contenti, è stata data la procedura tecnica di via per un impianto collocato in una situazione dove c'è una fragilità idrogeologica. Cioè, andiamo a investire la regione ha più volte dichiarato di volere combattere il dissesto idrogeologico e noi andiamo a dare l'ok a un impianto posto in una zona che ha fragilità idrogeologica, nella cui zona è già stata un'esondazione. Cioè, vorrei capire cosa significa cura del territorio a questo punto. E qui non si tratta di fare economia, tantomeno economia circolare, perché se per circolare vuol dire far girare i camion, allora il concetto ci sta, è coerente, se questa è la logica. La mia logica di economia circolare non è quella di far girare i rifiuti. E quindi chiaro che trovo coerenza anche in quello che è citato nel piano come recupero delle polveri da incenerimento, e credo che oggi il PD si stupisca meno dalla nostra astensione sulla legge a rifiuti, perché noi ci aspettavamo che per esempio l'ODG
sul decommissioning degli inceneritori venisse approvato, invece è stato bocciato. E qui chiudiamo il cerchio, perché dopo l'incenerimento andiamo a recuperare le polveri. Si tratta di politica, signori, quindi le scelte sono politiche e il quadro alla fine torna. Io sarò complottista, me lo dicevano già in passato, ma poi io purtroppo non sono mai riusciti a smentirmi, però io vedo un quadro fosco da questo punto di vista. Chiudiamo il cerchio della sostenibilità dell'incenerimento, cioè il residuo fisico, non quello aereo, perché quello, ancora quello nessuno è riuscito a metterci mano, ma il residuo fisico lo andiamo a inglobare come inerti o pseudotali all'interno di laterizi per la costruzione di non so bene che cosa. E cosa viene proposto da questa risoluzione? Di monitorare, di aggiungere monitoraggio al territorio, perfetto. E quando il disastro, se il disastro succederà, potremmo dire noi l'abbiamo monitorato, ma non avremo risolto nulla. Chi avrà responsabilità, come, faremo delle inchieste, ci saranno interventi. Abbiamo già sistemato tutto il problema della fragilità idrogeologica? Una cosa che non so, può darsi, però io non lo so. Quindi a questo punto io vedo molte criticità e poche positività su questa risoluzione, soprattutto sulla possibilità di che questo impianto continui a lavorare con questo tipo di materiali, che sono scarti da combustione, non sono materie prime e seconde. Detto questo, non so cosa andare a raggiungere di nuovo. Credo che le criticità siano non solo molto evidenti, ma anche in contraddizione con quelle che sono le dichiarazioni nella tutela del territorio che la stessa giunta regionale ha sempre professato. Quindi eviterei, se possibile, di dover ribadire una cosa che qui molto spesso, anche questo termine non arriva, il principio di cautela nell'andare a verificare meglio prima di permettere di, perché se si continua a lavorare con questo tipo di materiali, monitorando sì la situazione, ma poi si devono ancora, e ripeto, vostra risoluzione, fare chiarezza sulla normativa sull'utilizzo di questo tipo di agglomerato, di materiale, di pseudomateriale, credo che stiamo un attimino forse mettendo piedi in fallo. Io la vedo così, forse sarò io che sono un po' troppo complottista, non lo so, può darsi, quindi mi si prenda, come si dice, come si suol dire, con le molle, però io intanto l'ho detto, poi voi vedete cosa dovete fare. C'è proprio una differenza ontologica su come ci poniamo di fronte a questo tipo di problemi. Quelle ceneri sono ceneri, uno, evitabili, due, sono ceneri che contengono metalli pesanti, sono ceneri che non sono sicure. Poiché qualcuno faccia i salti, i tripli carpiati e le capriole per dire sono sicuri, sono quasi sicuri, sono ecocemento, e in alcuni casi è stata dimostrata l'effettiva compatibilità ambientale e in certi casi sanitaria. Vorrei capire anche dal consigliere Bagnari, quando mi dice legale, quando mi dice è legale, ma legale non significa sicuro. La sigaretta è legale, ma sopra la sigaretta c'è scritto causa il tumore. Quindi la sigaretta è legale. Lei con questo, ma voi con questi mattoni ci costruireste la vostra casa? Io non ce la costruirei. Ci costruireste la scuola dei vostri figli? Io non ce la costruirei. Quando questi edifici andranno demoliti, le polveri che ritornano cenere, che cosa contengono? Il principio di precauzione è il principio di precauzione. Qua stiamo facendo dei ragionamenti che secondo me sono veramente fuori da ogni... Non dico fuori di testa, perché poi qualcuno potrebbe riprendermi. Altra questione che sollevano i residenti, i cittadini: il trasporto sui telonati è sicuro? Noi non abbiamo questa certezza. Chi ci dice che il trasporto sui telonati è sicuro? Sono scorie, non sono le ceneri volatili, ma spiegatemi bene quanto si riesce a differenziare dalla cenere volatile alla scoria. Da quei telonati chi ci dice che non escono polveri? È una zona a forte vocazione agricola. Non possiamo correre questi rischi. Questa procedura di VIA va riaperta.